sono i finalisti dell'Isola dei Famosi e chi è finito in nomination nella puntata della semifinale di ieri 2 giugno. Nel corso della puntata di domenica 2 giugno dell'Isola dei Famosi 2024, abbiamo conosciuto i nomi dei finalisti dell'edizione. Chi si contenderà la finale? Ma durante l'ultimo appuntamento abbiamo anche assistito ad alcune uscite clamorose. Scopriamo chi è stato eliminato e che sono i nominati dell'ultima nomination. Ad un passo dalla finale dell'Isola dei Famosi, Karina Sapsai è stata chiamata a lasciare il reality di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. A distanza di poche settimane dal suo ingresso, Karina ha avuto la peggio su Samuel e Arthur, risultando i più amati dal pubblico da casa. Ma nel corso della serata è stato lanciato anche un altro importante televoto che ha visto protagonisti Matilde, Edoardo Franco e ancora Samuel, e questa volta ad avere la peggio è stata Matilde. La puntata del 2 giugno dell'Isola dei Famosi è stata caratterizzata anche dalla scoperta ufficiale dei finalisti. Non solo Edoardo Stoppa, già giunto in finale. A lui si vanno ad aggiungere Arthur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco e Samuel Peron. Tuttavia, c'è ancora uno scoglio da superare, dettato dall'ultima nomination dell'edizione e che vede scontrarsi Aras e Edoardo Franco. Ecco come si sono svolte le nomination. Edoardo Franco ha nominato Alvina e Stoppa. Stoppa ha nominato Alvina e Edoardo Franco. Alvina ha nominato Edoardo Franco ed Edoardo Stoppa. Aras ha nominato Alvina ed Edoardo Franco. Il leader Arthur ha deciso di nominare Aras, quindi a finire al televoto sono stati Edoardo Franco e Aras.